Congresso dei Radicali Italiani, siamo qui al secondo giorno in compagnia di Marco Beltrandi, l'onorevole Marco Beltrandi, parlamentare radicale iscritto e eletto nelle liste del PD. Marco, come ti è sembrato un pochino il dibattito per quanto hai potuto seguirlo e pensi che l'effervescenza un pochino che si è sentita anche nel dibattito precongressuale tra militanti qui abbia avuto degno seguito e presumi che potrà avere anche una degna soluzione nei problemi che sono stati sollevati? Beh, io sono dell'idea che a questo punto, per come si sono messe le cose internamente al mondo radicale e anche per il contesto che ci circonda, io penso che la continuità, che è un valore importante, in questo caso non possa che passare da una profonda discontinuità organizzativa e quindi di conseguenza anche politica, insomma. Nel senso che io credo che l'assetto attuale dell'area così non regga più, ma anche per un problema politico e di risorse materiali che non ci sono più. Quindi per assicurare oggi quella continuità che è data dagli anni 50, a mio avviso serve un po' un atto di coraggio e di rimettere un po' in discussione tutto. Ora, questa a me sembra un'esigenza oggettiva. Qualcosa di questo c'era nelle relazioni di apertura. Per il momento non mi sembra che il dibattito ne abbia, diciamo, abbia risposto in maniera adeguata a questo tipo di necessità, almeno per quello che ho potuto seguirlo io. Però la fine, adesso siamo solo a venerdì, ma insomma la fine del congresso poi pian piano si avvicina e io ho terrore a pensare al fatto che si possa arrivare a domenica sera senza che nulla sia cambiato. E quindi sono un po' preoccupato, ecco, sono molto sincero. Non preoccupato del fatto delle elezioni, del fatto che ci si possa essere o non essere, non è questo il punto. Io sono preoccupato che l'area continui a fare politica e che possa proseguire nell'azione di liberazione dal disastro nazionale, insomma, e non solo nazionale, ma insomma, anzitutto quello nazionale. Marco, parliamo di iniziativa radicale. Mi sembra di aver ascoltato appunto che il governo sta prendendo delle iniziative importanti per quanto riguarda i pagamenti alle imprese, qualcosa di cui ti sei occupato e di cui abbiamo anche parlato. Sì, il governo con una lentezza eccessiva. Tuttavia, a differenza del governo precedente che proprio non prendeva in considerazione nemmeno l'argomento, questo governo con lentezza l'ha affrontato. E quindi due giorni fa abbiamo avuto finalmente il recepimento della direttiva per quanto riguarda la pubblica amministrazione, quindi la fissazione dei termini di 30 e di 60 giorni per il pagamento alle imprese. In altri provvedimenti ha affrontato il tema del ritardo dei pagamenti tra privati, però qual è il problema? Il problema è che ci sono circa 70-100 miliardi, fra i 70 e i 100, insomma non è mai stato chiaro del tutto, comunque anche fossero solo 70 è una cifra enorme, che gli imprenditori aspettano e che ancora non hanno. Perché? Qual è il punto? Il punto è che non si affronta l'arretrato. Quindi queste nuove regole valgono per il futuro e qui io una prima critica al governo la devo fare, perché ci volevano 8 mesi per regolamentare il futuro, quello si doveva fare subito, avrei capito impiegare dei mesi per il problema dell'arretrato e invece qui siamo in una situazione che va bene, dal 1 gennaio 2013 appunto i termini di pagamento saranno chiari, ma cosa si fa con l'arretrato? Io continuo a dire una cosa, che sarà una follia, sarà un qualcosa di insostenibile, ma io sono convinto che ci sia una grossa sottovalutazione del danno economico in termini proprio di mancata crescita, ma anche di distruzione strutturale delle possibilità di crescere, dovuti a questi 70 miliardi che non vengono pagati.
e che quindi a mio avviso il governo dovrebbe, un qualsiasi governo dovrebbe prendere seriamente in considerazione l'ipotesi di affrontare e risolvere questa questione, anche a costo, a mio avviso, di aumentare persino un po' il debito pubblico. Perché altrimenti, se le forze sane dell'economia vengono chiuse, non è che poi possiamo pensare che ci sarà una crescita economica, no? Quindi, ecco, io sono stupito di questa sottovalutazione e sono anche stupito del fatto che il governo non riesca a percepire il valore economico del godimento dei diritti civili. Questo governo ha intrapreso un'opera meritoria di riavvicinamento italiano all'Europa, però c'è questo limite, per cui sulla giustizia abbiamo provvedimenti che sono tutti negativi. Io devo dire che la politica del ministro della giustizia Paola Severino, a mio avviso, va bocciata su tutta la linea, e anche quello che si annuncia credo che addirittura che vada nella direzione opposta rispetto a quella dovuta. E mi dispiace che il Presidente del Consiglio non si renda conto che su questa questione della giustizia si gioca in gran parte anche la ricrescita economica e quindi non intervenga con un'impostazione liberale su questa questione. E sulla questione dei pagamenti, sì, tutto bene, tutto bello, però gli imprenditori non hanno ancora visto un soldo e non lo vedranno ancora per diversi mesi, nella migliore delle ipotesi. E poi chi riuscirà a vedere qualcosa da gennaio vedrà una piccola parte del denaro rispetto a quello dovuto. Quindi, insomma, sì, rispetto al nulla di prima è un grosso passo avanti, però... Marco, hai citato la questione di giustizia. Io volevo farti una domanda, diciamo, ero incuriosito dal fatto che si sta in lavorazione la riforma della legge sulla diffamazione, insomma il reato di diffamazione, prendendo un po' lo spunto dal caso Sallusti, che poi mi pare di aver capito anche che questa eventuale riforma non sarebbe applicabile al caso Sallusti, mi pare di aver capito, quindi vabbè, insomma. Però mi pare che i radicali si siano pronunciati al Senato a favore del mantenimento della carcerazione per il reato di diffamazione. Allora io ti chiedo, la prigione per un diffamatore è secondo te una condanna che può avere un senso anche secondo quello che la Costituzione esplicitamente prevede per la pena carceraria, cioè di recupero? Come si fa a recuperare con la detenzione un diffamatore? Non si riesce invece meglio con la pena pecuniaria a risarcire il danneggiato? Questione molto interessante. Allora, secondo me la risposta a questa domanda va divisa in due. C'è una questione generale che riguarda l'idoneità della pena carceraria in quanto tesa, secondo Costituzione, alla rieducazione. E su questo è lecito avere dubbi, pochi dubbi sul fatto che non rieduca a niente. Ma questo sempre non rieduca a niente, per la condizione delle carceri, per la mancata amnistia, per la giustizia che non viene resa, cioè quindi su questo non ci sono dubbi. Però io condivido l'impostazione dei senatori radicali, alla quale ho concorso anch'io portando il mio contributo, e spiego qual è la ragione. Il punto è questo: a mio modo di vedere il reato di diffamazione è un reato molto grave, perché la persona che viene diffamata oggi non ha di fatto strumenti per vedere riconosciuto il diritto, perché c'è il diritto di rettifica, però noi sappiamo che quando viene pubblicato viene nascosto e poi spesso c'è addirittura il commento del giornalista che aggrava la situazione. Allora, è un reato grave perché un danno all'immagine reso a mezzo stampa per un privato cittadino, ma anche per un politico, può essere molto più grave di una pena detentiva che poi finisce lì, magari dura poco, finisce dopo 2 o 3 mesi. Quindi facciamo attenzione, ci sono nel nostro ordinamento molti reati che sono puniti col carcere, che a mio avviso sono molto più meno gravi della diffamazione. Il punto è, potremmo mettere la sanzione economica? Teoricamente sì, però c'è un problema, che la sanzione economica o è bassa e allora, diciamo così,
diciamo che si dà ai grandi gruppi, a quelli che hanno soldi, la possibilità di diffamare, perché poi alla fine si paga e si chiude tutto, a scapito poi invece degli editori piccoli, che questo diventa il problema. Se la sanzione pecuniaria è alta, come volevano fare al Senato, beh, allora a questo punto è chiaro che diventa lesiva della libertà di stampa e di opinione. Quindi il problema c'è, nel senso che non sarà bello vedere un giornalista che va in carcere, e su questo possiamo convenirne. Però dobbiamo porci il problema del diffamato e dei suoi diritti che non vengono rispettati, e soprattutto dobbiamo porci il problema che, se diciamo per principio no alla pena carceraria, poiché comunque la diffamazione non è la libertà d'opinione, è affermare il falso su qualcuno, è una cosa completamente diversa, come la disincentiviamo? E allora se la risposta è aumentiamo a dismisura le sanzioni, oppure prevediamo addirittura tipo le assurdità che avevo letto, per cui addirittura il diritto di rettifica diventava l'obbligo per l'editore o comunque per il giornalista di pubblicare tutto senza limiti di spazio, senza, su richiesta della parte che si ritiene offesa, no, allora è meglio lasciare le cose così. Il problema è che la legge così come oggi non viene applicata, quindi anche il caso Sallusti, che comunque è un caso di una persona che è stata condannata 7 volte per diffamazione, è il caso di una persona che, oltre ad aver diffamato, non ha neanche mostrato nessun segno di ravvedimento, e da quello che ho anche capito è un caso grave di diffamazione, non è un caso leggero. Però il caso Sallusti è un caso comunque di ingiustizia, perché uno finisce in carcere, forse, e tutti gli altri no, e le diffamazioni sono continue. Quindi no, è un problema serio. Dico perché avevo dei dubbi, sì. Perché praticamente io ho pensato questo. Adesso facciamo il caso, tra virgolette, personale, no, che ci tocca. Allora, Formigoni è stato condannato per la diffamazione nei confronti dei radicali. Nell'ipotesi che effettivamente questi soldi potrebbero essere intascati dai radicali, ipotesi remota, ma comunque. Allora, a noi radicali interesserebbe più un Formigoni in carcere o un Formigoni che paga? E poi, ma non è che ci sta un po' un riflesso un po' moralisticheggiante, per cui il reato che è considerato dalla giustizia in modo degno è solo quello che è punito col carcere e non quello che è punito con la pena pecuniaria? E ancora, se noi al giornalista lo mettiamo in carcere, gli facciamo perdere obiettivamente il lavoro e quindi non può guadagnare, per ripagare i danni facciamo un servizio al danneggiato? Allora, secondo me ci sono dei danni che sono talmente gravi che non si ripagano solo con i soldi. E io sono anche dell'idea, tanto più che magari i soldi potrebbero non essere del giornalista ma dell'editore. E soprattutto, è vero che, cioè, ai radicali cosa sarebbe interessato o cosa sarebbe convenuto? Beh, ai radicali sarebbe convenuto un sistema sanzionatorio che disincentivasse il massimo Formigoni da fare quello che ha fatto, il che può voler dire che se per mantenere questo sistema sanzionatorio occorre mantenere la pena del carcere, la pena del carcere va mantenuta. Poi io non escludo che si possano trovare sanzioni più efficaci. Io ad esempio pensavo che una sanzione che poteva essere discretamente efficace avrebbe potuto essere, che so, una sospensione dalla professione, magari con lunghezza crescente. Forse questo è più efficace del carcere, forse, non ne sono sicuro. Quello che mi preme dire è che non si può sfruttare un caso come quello di Sallusti per cercare di liberalizzare la materia, perché non va, spacciandola per libertà di informazione, perché la libertà di informazione è una cosa, la libertà di diffamare è un'altra, e quindi una tutela ci vuole. Anzi, si dovrebbe riformare quella legge per rendere la tutela più forte. Poiché io non sono un esperto in sanzioni, in quali siano le sanzioni più efficaci, a me veniva in mente questo, che probabilmente forse una sospensione, però essendo la sospensione una pena che potenzialmente può anche essere più pericolosa del carcere per il soggetto, perché faccio presente che, cioè, il carcere è
una durata prefissata, poi di sofferenza, di pena, tutto quello che voi conosciamo le carceri italiane, ok? Ma voglio anche dire che alle volte persino un professionista potrebbe persino essere più danneggiato da una sospensione dell'ordine, se la sospensione è effettiva e dura del tempo. Quindi quella che ebbe Feltri a caso per il caso Boffo, ma poi continuava a scrivere lo stesso. Quello è un altro discorso, se deve essere così chiaramente, vabbè, non ha molto. Pare che avevamo qualcosa a dire anche nei confronti degli ordini noi. Perché poi insomma il problema è anche lì, cioè alla fine forse se l'ordine funzionasse, se le sanzioni degli ordini funzionassero, forse avremmo anche meno bisogno della tutela penale. Però purtroppo io non ho aspettative che l'ordine possa funzionare meglio, cioè io penso che l'ordine sia un problema che aggrava il fenomeno di cui parlavamo prima e io sarei proprio per la chiusura dell'ordine, però ci vuole una tutela. Che forma di tutela adottare? Non so, servirebbero delle sanzioni un minimo efficaci. Dopodiché il problema invece in generale dell'efficacia della reclusione, vabbè, quello è tutto un altro discorso. Sicuramente la reclusione oggi è anticostituzionale per come viene eseguita, quindi su questo non ho il minimo dubbio, sul fatto che è una pena illegale oggi, anche quando è prevista dalla legge, ma questo vale per la diffamazione, vale anche per l'omicidio, cioè non è la gravità del reato che rende la pena della reclusione più o meno incostituzionale, è incostituzionale per le modalità con cui viene eseguita. Ecco. Ringraziamo Marco Bertrandi, gli diamo appuntamento su Liberi.tv per questa e le altre interviste. Grazie.